bilancio positivo per i mercati finanziari del vecchio continente, che si muovono sulla stessa onda rialzista. Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto tecnologia, più 1,95%. Il settore media, con il suo meno 0,71%, si attesta come peggiore del mercato. Sul mercato valutario, l'euro-dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a meno 0,1%. È previsto domani sia dalla Francia che dal Regno Unito l'annuncio della produzione industriale. Sono previsti sempre domani dalla Cina l'annuncio dei prezzi al consumo, e dal Regno Unito quello del PIL. Attesa una partenza stabile per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta 7.572 punti.